Ciao a tutti ragazzi, giovedì tranquillo perché non si tratta di un giovedì magari post partita infrasettimanale, post Champions League o comunque pre campionato, no? Abbiamo ancora una settimanina tranquilla tranquilla prima di arrivare in quel mood lì, in quel mood in cui andremo a ragionare sulle probabili formazioni, sulle informazioni delle conferenze stampa dei vari allenatori. No, oggi abbiamo semplicemente da rilassarci, da riposarci, a fare due chiacchiere insieme, anche perché ci sono alcune cose da dire, alcune riflessioni che voglio fare insieme a voi. Prima di tutto, vi rubo 2 secondi, vabbè, intanto per scaricare il numero di ES, sapete che il link lo trovate qui sotto in descrizione, potete assolutamente trovare dei miei articoli su numero di ES, dei miei video, dei miei contributi, quindi scaricate l'applicazione con la quale sto collaborando da tempo, non fatevela scappare, è completamente gratis e di tanto in tanto ci sono pure dei contest che vi permetteranno di vincere la maglia della vostra squadra del cuore. Quindi tutte informazioni, tutte cose positive e vi invito a scaricare l'applicazione per iOS e per Android, link in descrizione completamente gratuita. In seconda battuta volevo raccontarvi una storia che non c'entra niente con la Juve, poi giuro che andiamo direttamente sul target principale del video, e cioè ieri è successa la cosa più incredibile da quando faccio YouTube, perché come ben sapete non l'ho mai nascosto, anzi. Da una decina di anni, probabilmente, gioco in una squadra di calcio amatoriale e quest'anno avevamo poche adesioni, eravamo una ventina scarsa. E solitamente per iniziare una stagione servono 20, 20, 23, 24 giocatori tesserati, tesserabili perché vuoi l'infortunio, vuoi la squalifica, vuoi l'influenza, vuoi l'impegno, perché comunque è un discorso amatoriale, quindi di divertimento puro. C'è sempre la possibilità di non essere nel numero giusto e quindi ci siamo giocati la carta estrema. L'altra sera ho provato a pubblicare una storia sul mio Instagram per chiedere se c'era qualcuno nei dintorni che poteva essere disponibile per venire a darci una mano a giocare insieme a noi, a divertirsi insieme a noi. E almeno una decina di voi ha risposto, chi più chi meno vicino a dove vivo io, e già ieri sera sono venuti i primi 3 ragazzi a provare, quindi è stata veramente un'esperienza clamorosamente bella. Già da stasera e da lunedì prossimo ci saranno altri giocatori che verranno a provare, quindi davvero tutto fantastico e questa cosa è incredibile. Cioè, se ci pensate da uno schermo, da questa cosa che arriva nelle vostre case, no? Che sia il computer, che sia il tablet, che sia il cellulare, al incontrarsi veramente e giocare a calcio insieme, è stata una cosa che mi ha fatto un sacco piacere, perché poi si passa alla realtà, no? Si passa alla vita vera, alla vita di tutti i giorni, si passa alla vita reale, quindi veramente bello. Chiusa questa virgoletta, chiusa questa parentesi, parliamo di Juventus, perché domani appunto c'è il CDA, Consiglio di Amministrazione. Come ben sapete, tutte le volte che si chiude un esercizio c'è da discutere il CDA, solitamente appunto sempre verso fine settembre, dopo il mercato, e domani secondo me ci saranno delle chiacchierate. Qualcuno sta ragionando nell'ottica di domani il CDA decide se confermare oppure no Massimiliano Allegri. Tanto leggevo su Twitter il commento di Mr. Gatta che diceva, secondo me, una cosa molto intelligente, cioè se il CDA domani, che non ha competenze sportive quanto più di bilancio, va a decidere il futuro dell'allenatore, probabilmente siamo messi male. E sono d'accordo. Perché è così, cioè il CDA non dovrebbe permettersi di decidere questa cosa. È anche vero che dall'altra parte abbiamo descritto questa situazione molte volte come una sorta di problema economico, nel senso Massimiliano Allegri non è che viene esonerato per un discorso di meritocrazia, quindi mancato raggiungimento degli obiettivi, quanto più perché in questo momento è difficile allontanare una figura come Massimiliano Allegri per via di un ingaggio molto alto, di un contratto molto lungo, dell'impossibilità di andare a tesserare un altro allenatore, quindi quanto più per un impedimento proprio pratico. E allora attenzione che il CDA in questo senso potrebbe incastrarsi molto bene. Poi, ad oggi possiamo ragionare sulla qualunque, cioè domani il CDA decide che Allegri va via, domani il CDA decide che Allegri rimane, oggi pomeriggio Agnelli si sveglia da un riposino e sogna che vince la Champions con Montero e quindi esonera Allegri, adesso lanciano una monetina e se esce testa tengono Allegri, se esce croce lo esonerano. Possiamo ragionare su qualsiasi binario. È ovvio che noi possiamo soltanto attenerci alla cronaca, in primis, e la cronaca oggi ci dice che Massimiliano Allegri per il momento è stato confermato, e se vogliamo anche alla logica, e la logica ci dice di pensare a un Allegri che potrebbe essere confermato
più che per ragioni meritocratiche, per ragioni economiche. E quindi domani potrebbe aprirsi anche questa discussione. Vi dico di non focalizzarvi al 100% sul fatto che domani il CDA deciderà o meno il destino di Massimiliano Allegri. Ecco, questo penso che non corrisponda a realtà. E semplicemente una persona va ad illudersi se pensa a questa cosa qui. Anche perché ieri ho fatto uscire un video che si chiama cosa deve fare Massimiliano Allegri adesso per sollevare le sorti della Juventus, perché ribadisco, bisogna tenersi alla cronaca. La cronaca ci dice che Massimiliano Allegri oggi è confermato sulla panchina della Juve. Mi ha fatto ridere in particolare un commento che dice: ecco, non è che stai già tornando sul carro di Allegri. Ragazzi, io ho già detto la mia, ho già detto che secondo me in questo momento l'allenatore dovrebbe venire esonerato, si dovrebbe cambiare allenatore. Si cambierà allenatore, benissimo, ragioneremo su quelle che saranno le novità che potrà portare questo nuovo allenatore. Verrà confermato Allegri, per forza di cose dobbiamo ragionare su quello che dovrà fare Allegri per riprendere in mano questa Juventus. Cioè, non dipende da Luca Toselli, no, non dipende dal semplice singolo tifoso Luca Toselli, assolutamente no, come non dipende dal semplice singolo tifoso dall'altra parte. Poi ognuno di noi ha la propria posizione, ha la propria idea, ha il proprio modo di vedere le cose, ed è sacrosanto e quello rimane. Però non è che se rimane Allegri dobbiamo continuare a dire eh no, però io lo cambierei. Ci sta, è una presa di posizione. Se poi la società decide di andare avanti con Allegri, è la scelta della società, possiamo non condividerla, se vogliamo possiamo anche non rispettarla, quindi andare nella direzione di magari non vado più allo stadio perché x motivi. Però se rimane Allegri bisogna ragionare per forza di cose su cosa deve fare Allegri per risolvere la Juve. Cioè, da questo discorso non si scappa, per quanto io sia in prima fila per il cambio di allenatore. Se rimane allenatore dobbiamo ragionare per forza di cose su quello che deve fare l'allenatore per tirare sulla squadra. Cioè, questo mi sembra naturale, non è un voler andare sul carro di Allegri. Poi il discorso, ragazzi, il discorso dei carri sinceramente da bene 10-15 anni fa, appena era arrivato internet. Adesso, ragazzi, secondo me anche una puttanata incredibile, perché cioè la cosa, tante volte si dimentica che la cosa importante è la Juventus, che la Juventus vinca con Allegri, che la Juventus vinca con Sarri, che la Juventus vinca con Pirlo, che la Juventus vinca con Conte, che la Juventus vinca con Ranieri, Del Neri. La cosa importante è la Juventus. Cioè, se oggi si pensa che la guida tecnica non sia in grado di dare quel qualcosa in più per la Juventus, e se poi si rivelerà invece adatta, bene, cioè fantastico, benissimo, perché dobbiamo focalizzarci su però tu avevi detto che no, ragazzi, la Juventus va male, cazzo che schifo, la Juventus va bene, va da Dio, mi sono sbagliato, va bene, chi se ne frega. Cioè, penso che questa sia la ciccia grossa, no, del ragionamento. Tante volte sembra quasi che la Juventus diventi un pretesto per poi voler puntare il dito: tu hai ragione, tu hai torto, io ho ragione, io non ho torto, perché le persone che dicono ho sbagliato ce ne sono poche. Invece io sogno di dire ho sbagliato su Massimiliano Allegri in questo momento. Sogno, perché significa arrivare alla fine dell'anno e aver vinto lo scudetto, o aver vinto la Coppa Italia, o aver vinto la Champions, o tutte e tre. Perché no? Sogno di arrivare alla fine dell'anno e dire mi sono sbagliato a settembre, quando parlavo di Allegri out, mi sono sbagliato. Perché è stato bravissimo a poi riprendersi in mano la Juventus. Sogno di dire ho sbagliato. E secondo me dobbiamo fare tutto un passo indietro, come parlavo ieri a livello di umiltà di Massimiliano Allegri, dobbiamo fare un passo indietro forse tutti, anche a livello di tifo, perché in questo momento ci sono delle grosse crepe, delle divisioni forti nella tifoseria, e probabilmente queste crepe potrebbero alimentarsi ancora di più, perché prima, stamattina, avevo delle analisi da fare e quindi mentre aspettavo il mio tour in ospedale mi sono ascoltato con le cuffiette il video di Romeo Agresti, e Romeo ha detto una frase che mi sono voluto riascoltare 2 o 3 volte perché era molto vera, corrispondeva davvero alla verità, e diceva: è il punto più basso degli ultimi 10 anni della degli ultimi 10 anni e della presidenza Agnelli. E questa frase mi ha fatto scattare qualcosa dentro, perché ho proprio pensato: cavolo, è davvero il punto più basso della presidenza Agnelli? Perché il primo anno di Agnelli siamo comunque arrivati settimi. Abbiamo fatto un anno di settimo posto con Andrea Agnelli presidente, il primo anno in assoluto, quello con Gigi Del Neri in panchina, con Marotta e Paratici che arrivano dalla Samp, prendono appunto l'allenatore ex Samp e arriviamo settimi. Quindi no, non è il punto più basso. Però poi mi sono chiesto, quel punto lì, e quindi quando Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus, di una Juventus al settimo posto,
la prima stagione al presidente, fa il secondo settimo posto di fila. Come si è usciti da quelle macerie? Come si è fatto a ricostruire su quelle macerie? Come un terremoto che passa sopra la Juventus, distrugge la Juventus e la fa arrivare 2 anni di fila settima, e poi al terzo anno invece c'è un bellissimo grattacielo, un bellissimo villaggio che sorge su quelle che erano state le macerie del terremoto di 2 anni prima, dei 2 anni precedenti. E allora mi sono chiesto come è stato possibile arrivare al settimo posto, fare un altro settimo posto e poi fare 9 volte di fila primi. Qual è stata la scintilla che ha fatto tornare grande la Juventus? E qua abbiamo poco da risponderci, abbiamo poco da girarci intorno. Ha un nome e un cognome, ed è Antonio Conte. Ed è per quello che stavo parlando di crepe. Conte è un nome che divide tanto la tifoseria, la divideva già prima del passaggio all'Inter per via di come si è lasciato con la Juve, la divide a maggior ragione oggi, dopo il passato all'Inter. Ma qui non sono a voler parlare di Conte nel vero senso della parola, perché poi magari facciamo un discorso finale, però voglio ragionare sulla figura di Conte. Perché Conte in quel momento era l'allenatore giusto per quella Juventus lì? E forse non lo sapevamo ancora noi, perché Conte ha fatto il vero primo miracolo sportivo ad alti livelli, se vogliamo, con la Juventus, perché comunque la prima esperienza in Serie A di Conte con l'Atalanta non era andata benissimo, poi sì, al Bari aveva fatto vedere, al Siena aveva fatto bene, però con l'Atalanta in Serie A era andato molto male, era stato anche esonerato. Conte ha fatto una cosa, prima di tutto, ha valorizzato gli investimenti di quella Juventus. Mi spiego meglio. Il Bonucci, che l'anno prima viene pagato 15 milioni dal Bari e viene etichettato come bidone, con Conte viene messo al centro del progetto. Il Barzagli, che 6 mesi prima era arrivato per 500.000 euro e sembrava un calciatore finito, trova una seconda giovinezza. L'Andrea Pirlo, scartato dal Milan, che sembrava anche lui un giocatore ormai a fine carriera, diventa il perno di quella Juventus lì. L'Arturo Vidal, che arriva per 15 milioni al Bayer Leverkusen, giocatore sconosciuto e la tifoseria arrabbiata perché voleva Gökhan Iller, che invece si accasa al Napoli, viene valorizzato, viene reso uno dei giocatori migliori di quell'anno. Lo stesso Claudio Marchisio, prodotto del Vivaio, che da qualche anno sì circolava tra la prima squadra, però aveva fatto vedere qualcosa, ma mancava sempre il centesimo per fare l'euro, addirittura con Del Neri messo esterno di centrocampo, diventa un centrocampista che ti fa 10 gol in stagione. Alessandro Matri, che arriva a gennaio l'anno prima, che era il bomber del Cagliari e quindi un giocatore che doveva lottare per salvarsi tutti gli anni, diventa un giocatore indispensabile. I neoacquisti Vucinic e Lichtsteiner, che vengono pagati comunque una buona cifra perché parliamo di 15 milioni di euro l'uno, diventano due giocatori di assoluto livello. Potrà andare avanti all'infinito. Simone Pepe e Giaccherini, che sembrano dei semplici gregari, diventano veri e propri uomini squadra. Valorizzazione dell'organico, della parte tecnica già a disposizione della Juventus. E lì non stiamo parlando di giocatori come possiamo dire oggi, e quindi Vlahovic, Milik, Bremer, se vogliamo i vari Miretti, giocatori internazionali come Paredes, Di Maria, lo stesso Pogba quando tornerà, lo stesso Chiesa quando tornerà. Cioè, i nomi che vi ho fatto prima erano un mix di giocatori che sì, conosciuti, ma anche semi sconosciuti, o comunque giocatori che non avevano mai dimostrato niente in carriera e che hanno iniziato, no, ad andare avanti. È questo che serve a noi oggi. E non vi sto dicendo che ci serve Antonio Conte. Non vi sto dicendo questo. Vi sto dicendo che ci serve fare un passo indietro, ve lo dicevo anche nel video dell'altro giorno che era la live ricaricata da Twitch, verso quel concetto che oggi noi siamo una squadra che non viene più da 2 settimi posti di fila, viene da 2 quarti posti di fila. Quindi sicuramente già lo status è migliore e quindi il passo deve essere anche più breve. Allegri deve, ovviamente tenendo conto delle 2 motivazioni principali che vi ho dato ieri, che sono le 2 cose prioritarie, deve valorizzare il tasso tecnico che ha a disposizione, per forza di cose. Perché se no, poi si arriva a magari quest'estate e Vlahovic diventa il nuovo De Ligt, giocatore che era arrivato in pompa magna con un investimento grande e che viene magari svenduto perché non ha più voglia di rimanere all'interno di una Juventus che non gli sta dando quello che si immaginava. Ma queste sono parole dello stesso Massimiliano Allegri, che dice che un allenatore deve vincere e valorizzare. Vinto non si è vinto, valorizzare non si è valorizzato. Ed è brutto pensare che siamo qui fermi alla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri di 1 anno fa e 3 mesi,
Quindi stiamo parlando di 15 mesi fa. Siamo fermi a quel punto. Bisogna vincere, bisogna valorizzare. Non si è vinto, non si è valorizzato, non si è fatta nessuna delle due. Perché appunto l'altro giorno nella live vi dicevo, ragazzi, pensiamo un attimo alle altre due squadre che sono venute fuori, no? Dopo la Juventus come campione d'Italia negli ultimi 2 anni. L'Inter e il Milan. Come hanno vinto l'Inter e il Milan? Basandosi su quello che è stato il principio che ha fatto tornare la Juventus vincitrice. E cioè l'Inter si è basata proprio su Antonio Conte. È andata proprio letteralmente a prendere Antonio Conte, che se ci penso oggi continua ad essere una cosa clamorosa. Perché Conte è stato capitano della Juventus, allenatore della Juventus, uomo simbolo della nascita della Juventus ed è andato a allenare l'Inter. Cioè questa cosa è veramente clamorosa, se ci pensiamo. Però l'Inter ha preso Antonio Conte, ha preso Marotta, due che c'erano ai tempi, quando è stato possibile, ha preso anche Vidal, che poi non è stato così impattante, se vogliamo, però è andata a ricalcare esattamente le stesse orme. Quindi, se vogliamo, ha preso una scorciatoia. È andata su quello che ha funzionato una volta e che per certo nel breve medio periodo ti riesce a riportare su. Ed eccoci qua, l'Inter ha fatto una volta secondo per un punto, una volta prima, e poi il progetto Conte è naufragato, con anche una finale europea persa, e si è andati avanti. E l'anno scorso con Simone Inzaghi non si è vinto, nonostante il lavoro lasciato da Conte l'anno prima, perché? Perché il Milan ha usato l'altra strada, perché Conte poi è cambiato, il Conte che arriva alla Juventus e il Conte che arriva all'Inter sono due Conte diversi, che hanno sempre le stesse caratteristiche di lavoro nel breve medio periodo, ma con delle richieste diverse perché poi è stato conquistato uno status diverso, quindi investimenti, la squadra pronta, ricalcata secondo i miei dettami. Il Milan ha fatto il percorso più lento, ma se vogliamo anche quello che ora l'ha resa secondo me la squadra più stabile, e cioè parto da lontano, con un allenatore che in primo piano mette il gruppo, perché non possiamo assolutamente parlare di un Milan che non è gruppo. Milan è un gruppo incredibile. E lo si vede nelle piccole cose, lo si vede in campo, lo si vede fuori dal campo. Milan è incredibile da questo punto di vista. Ed è stato bravissimo Pioli, ed è stata anche bravissima la dirigenza del Milan a capire che in quel momento Pioli stava lavorando bene e che non era colpa di Pioli se si era arrivati in quella situazione lì, probabilmente era colpa della precedente guida tecnica che aveva anche un pochino iniziato male e quindi Pioli ci aveva messo tanto del buono. Confermato. Arriva secondo, esattamente come l'Inter l'anno prima, e poi arriva primo. Con un processo di crescita costante fatto di scouting in prima linea e valorizzazione del talento e valorizzazione delle risorse che si hanno a disposizione. Ora, Massimiliano Allegri, lo sappiamo, non è questo tipo di allenatore, non è assolutamente l'uomo ideale, ma ce l'ha mostrato alla Juventus in 5 anni, ce l'ha mostrato al Milan nell'esperienza al Milan, ce l'ha mostrato anche al Cagliari, se vogliamo. È uno che va molto al sodo. Decisamente al sodo. Per allora mi viene naturale e spontaneo chiedermi due cose. Una, perché allora è stato scelto Massimiliano Allegri? Ma io questa domanda me la pongo dal giorno zero, perché chi segue questo canale da un paio d'anni almeno ricorderà che nel momento in cui si parlava di Allegri vi dicevo: ok, Allegri ha lo status, Allegri conosce la Juve, Allegri ha vinto, però non è quello che stiamo cercando oggi. Perché è già da 2 anni almeno che questo discorso ve lo sto proponendo e ve lo devo riproporre per forza perché in 2 anni non è cambiato niente per la Juve. Siamo ancora al punto di partenza. Abbiamo necessità di valorizzare questo tasso tecnico che è cambiato completamente nel giro di 2 anni perché ci sono state 4 sessioni di mercato in mezzo. Cioè non c'è più Dybala, non c'è più Ronaldo, non c'è più Morata, non c'è più Kulusevski, non c'è più De Ligt, cioè possiamo andare avanti per ore, adesso c'è Vlahovic, adesso c'è Di Maria, adesso c'è Bremer, possiamo stare qua a parlare veramente per ore. Però allora perché Massimiliano Allegri? La domanda che mi faccio è perché allora Massimiliano Allegri? E in seconda battuta, una volta scelto Massimiliano Allegri, perché in quella conferenza stampa Massimiliano Allegri mi parla di vincere e ci sta, perché Massimiliano Allegri ci sta che parli di vittoria. È un uomo concreto, un uomo pratico. Ma perché mi parla di valorizzazione? Cioè, queste due cose non mi tornano. Allora, se vado ad analizzare in maniera logica tutto quello che è stato, tutto quello che è successo e quelle che sono le necessità, quello che è stato il percorso anche che hanno utilizzato le altre due squadre per tornare a vincere. Perché
perché Allegri? E perché Allegri allora mi parla di valorizzazione? Non sarebbe stato tutto più facile dire sono qui, con i giocatori che ho a disposizione, devo tornare a vincere perché sono stato un vincente e mi ritengo un vincente? Cioè, questo mi sembra molto più un discorso da Massimiliano Allegri. Perché mi parla di valorizzazione? E allora, se mi parli di valorizzazione, si vede che ti è stato richiesto, e se ti è stato richiesto ne parli, perché allora siamo al punto di partenza di 15 mesi fa. Cioè, queste cose mi tormentano, per forza di cose mi tormentano. E allora vi voglio rivolgere una domanda. Dato che ad oggi abbiamo la notizia, se vogliamo, il flusso di informazioni che va verso la permanenza di Massimiliano Allegri, fermo restando che io non ritengo Allegri l'allenatore che ti può costruire quella roba lì che ha fatto Conte, o nemmeno quella che ti ha fatto Pioli, perché è un allenatore con delle caratteristiche differenti. Ma ragioniamo in maniera utopica. A partire dalla partita col Bologna, conferenza stampa, Massimiliano Allegri dice: ragazzi, credevo di poter fare meglio con questo gruppo, probabilmente ho letto male la situazione, non so se quest'anno si potrà tornare a vincere, non ne ho idea, ci proveremo perché siamo alla Juve, ma non è detto, siamo in una situazione di emergenza e in questo momento abbiamo soltanto da ritrovare noi stessi, stringere i denti e valorizzare il patrimonio tecnico che abbiamo a disposizione, mettere nelle migliori condizioni tutti i giocatori che abbiamo e gli investimenti che sono stati fatti di rendere al meglio. Poi non so se si vincerà, però sicuramente arriveremo alla fine dell'anno in cui i calciatori saranno contenti di riprovare un'altra stagione con la maglia della Juventus, a priori a prescindere dalla vittoria, perché non possiamo più ritenerlo il focus principale. E ve lo dice uno, perché vi do la mia risposta. Io firmerei col sangue, e ve lo dice uno che è ossessionato dalla vittoria. Io sono ossessionato dalla vittoria. Io odio perdere anche le partitelle d'allenamento, dato che stavamo parlando, no, del discorso del calcio. E quando mi siedo qui insieme a voi a guardare la partita tutte le volte, o quando sono allo stadio, magari sempre insieme a voi perché è successo, io penso solo una cosa: vincere. Io voglio vincere, non mi importa altro. Però oggi mi pare, poi magari sbaglierò, ma mi pare di capire che non ci siano i presupposti per vincere. E allora Allegri dava due strade: vincere e valorizzare. E sono certo che valorizzando, e quindi seguendo una strada differente, e quindi cercando di migliorare decisamente tutti quelli che abbiamo dentro, non so se da quest'anno, perché non lo so, ma magari dall'anno prossimo, tanto con un gruppo diverso, con un mood diverso, perché si respira un'aria brutta, in questo momento, ed è necessario cambiare l'aria, è come aprire le finestre la mattina quando vi svegliate, fate circolare dell'aria fresca all'interno della camera perché c'è quell'odorino, no, stagnante di stalla. Bene, bisogna fare questo in questo momento, perché se no staremo sempre qui a tormentarci su discorsi vecchi di un anno e mezzo, di 2 anni, di 10 anni. Perché se siamo passati da settimo posto, primo, quarto, significa che si lavorava in una maniera diversa nei settimi posti, che si sono utilizzate le tappe giuste, forse non per tutti e 9 gli anni, perché a un certo punto forse hai vinto pure per inerzia, e mi vengono in mente lo scudetto di Sarri, perché ormai eri arrivato a un punto veramente che eri qualcosa di incredibile, e anche l'ultimo di Allegri, perché hai vinto veramente in ciabatte con l'arrivo di Cristiano Ronaldo che dà la mazzata decisiva, no, al campionato. Però i 3 di Conte e i primi 4 di Allegri, secondo me, sono 7 anni in cui la Juventus ha vinto perché ha lavorato veramente bene. Poi dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in poi, l'addio di Marotta, le decisioni del presidente che delega e quindi poi decide di cambiare, allora decide lui, ma di questo abbiamo già parlato 1000 volte in ben 2 video molto simili tra di loro, ma con dei dati in più nel secondo, ovviamente, che si chiamano gli errori degli ultimi 4 anni della dirigenza. Perché nessuno mi toglierà dalla testa che i veri problemi di questa Juve nascono nel momento in cui decidi di acquistare Cristiano Ronaldo, ma non sei in grado di gestire a livello finanziario poi una squadra in crescita con Cristiano Ronaldo, che era l'acquisto del secolo, doveva essere la ciliegina sulla torta,
E non per colpa sua, perché lui ha sempre fatto in campo tutto quello che poteva fare, ma per una cattiva gestione si è arrivati a rovinarsi completamente il lavoro dei 7 anni precedenti di alto livello. E quindi, per tornare a quel punto là, in questo momento qua, serve cambiare. Serve cambiare e serve un approccio differente e una mentalità differente e un'ottica differente. E io mi metto in prima fila, perché l'ottica del aspettiamo ancora non mi piace. Però a un certo punto devi capire quello che abbiamo, quelli che sono i nostri problemi e quelli che possono essere le potenziali soluzioni anche in un momento di difficoltà in cui magari davvero l'allenatore non lo puoi cambiare perché non c'hai soldi. Benissimo. Allora domani nel CDA, più che un discorso di lo cambiamo, non lo cambiamo perché abbiamo i soldi, voglio l'allenatore, lui ha quell'ingaggio, ha questo palmarès, ha questo status, perfetto. Allora noi vogliamo che si segua questa linea perché vogliamo ottenere dei risultati a fine anno non sportivi, ma di un altro tipo. Vogliamo vedere qualcosa a cui aggrapparci per giustificare eventualmente un altro anno senza titoli. Ma quella cosa lì deve essere concreta, si deve toccare. Deve essere gruppo, deve essere valorizzazione, devono essere giocatori felici, non giocatori che vanno in campo impauriti, spaventati. Sono due cose differenti. Quindi vi rivolgo la domanda: firmereste per un discorso di questo tipo? E se firmo io e vi dico col sangue che sono risultatista fino al midollo e ho una voglia di vincere spropositata, sono curioso di vedere qualcuno che non firmerebbe.